il presidente a questo punto, che più semplice, grazie, buonasera a tutti, io ringrazio moltissimo l'assessore Mazzetti per essere qui questo pomeriggio, perché qui sei in presenza di tanti anche funzionari dell'IBC che aspettavano una parola, direi, di incoraggiamento e anche di conferma dell'impegno della Regione nella difesa dell'Istituto come istituzione culturale. E siccome l'hai detta, a noi fa molto piacere registrarla pubblicamente insieme agli altri persone che qui sono presenti per ascoltare la presentazione di questo libro. Quindi ti ringrazio doppiamente anche a nome di tutti i colleghi che sono qui e che lavorano quotidianamente nel nostro istituto. L'altra cosa che mi viene in mente, che è collegata direttamente alle cose che condivido completamente, che hai detto fino adesso, e che si rifà alla funzione dell'istituto, perché io mi soffermerò brevemente su questo, ha a che vedere con diciamo la funzione dell'Istituto dei Beni Culturali nel registrare i mutamenti di status che degli oggetti che transitano nel nostro territorio assumono nel corso del tempo. Perché qui stiamo parlando di questo, stiamo parlando di oggetti che non nascono esplicitamente con un'intenzione artistica, che non nascono necessariamente con una vocazione estetica, ma che nel corso di un periodo, di una loro storia, un loro successo anche come oggetti di consumo, di produzione di consumo, finiscono per essere individuati, acquisire uno status nuovo. Questo status nuovo l'hanno nel momento in cui vengono musealizzati, dopo che un'attività di tipo critico li ha naturalmente considerati degni di figurare in questo nuovo spazio che, come sappiamo, è uno spazio che dà un'aura a questi oggetti che nelle case di ciascuno di noi o per strada essi non necessariamente hanno. Il riconoscimento di questo, cioè del modo con cui gli oggetti transitano nel patrimonio, è una delle missioni di tutti gli specialisti del patrimonio culturale, siano essi nelle istituzioni, nelle scuole, nelle accademie, negli istituti, ovunque, nell'università naturalmente. E l'Istituto dei Beni Culturali nell'Emilia Romagna è, diciamo, un caso unico in Italia in cui un'amministrazione regionale ha stabilito che non vi siano solo dei professionisti della cultura, ma anche dei funzionari, i quali, intellettuali, funzionari, fanno questa operazione a vantaggio della collettività, che è un valore aggiunto straordinario, soprattutto nel momento, e nel momento in cui il patrimonio si allarga, la sfera patrimoniale è considerata socialmente